Ieri, nel giorno della proclamazione, c'è stato il passaggio di consegne ufficiale tra il neo sindaco Nicola Pirozzi ed il commissario Umberto Cimmino, il viceprefetto che ha guidato la terza città della Campania in uno dei suoi momenti storici più difficili, senza una guida politica con il lockdown e la prima fase della pandemia. Che comune lascia? Comune, diciamo, con conti in ordine, perché penso che ci sia tutto quello che si poteva fare con i poteri di Consiglio Comunale, se fatto, tipo l'approvazione del rendiconto 2019, che è stato oggetto anche di qualche valutazione politica o pseudopolitica, ma soprattutto il bilancio per il prossimo triennio, 2020-2022. Secondo le nuove normative contabili, infatti, è stato accertato un disavanzo tecnico di 68 milioni di euro. Quindi cercate di superare, diciamo, quel disavanzo, quell'handicap, quel buco che tecnicamente è emerso e tecnicamente, diciamo, la prossima amministrazione dovrà colmare. Questo il consiglio che si sente di dare al primo cittadino. Di aumentare le entrate e ridurre le spese, come in ogni buona famiglia, insomma. Ho approvato una serie di regolamenti, sempre sull'albo pretorio ci sono, quindi regolamenti ad esempio per far sì che chi prende soldi dal comune in quanto ditta fornitrice di un servizio, ad esempio, e paghi prima i suoi debiti nei confronti del comune. Che consiglio si sente di dare al neo-primo cittadino? Di fare quello che ho fatto io, cioè far leva sulla ossatura sana del comune, quindi valorizzare le risorse umane che ci sono, poche, ma vanno valorizzate. L'azione che ho registrato per il mio operato dipende dai dirigenti e dalla segretaria comunale che hanno seguito, diciamo, le mie direttive. Le ditte non ho mai avuto a che fare, né ho chiesto di fare una cosa piuttosto che un'altra. Ho rispettato le regole. Questo invece è il messaggio per i cittadini giulianesi. Di avere più pazienza nei confronti dei dipendenti comunali, perché mi rendo conto che c'è stato caos, c'è stata questa emergenza Covid, ritiro di tessere elettorale all'ultimo momento, moltissime sono rimaste ancora giù, giacenti. Cioè, ho notato insofferenza da parte del popolo di Giugliano. Forse ha ragione, perché in altri comuni, con un'organizzazione diversa, ma soprattutto con potenzialità diverse, si sarebbe potuto ridurre gli inconvenienti che sono ricaduti sulla popolazione nei rapporti con i servizi comunali, soprattutto anagrafici.